Micarelli, Fantozzi, Paolini, Grassi, Colli, Ciampa, Schiavone, Del Bufalo, Villanucci, Ceccarelli, Tassi, Bonfigli. Consumati. Allora, buonasera a tutti. Diamo avvio a questo Consiglio Comunale con un punto all'ordine del giorno che è l'approvazione finale del documento preliminare di indirizzo del regolamento cosiddetto piano urbanistico comunale generale, già adottato con delibera di giunta Consiglio Comunale 32 del 5/12/2013, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale numero 38 1999 e successive modifiche e integrazioni. A proposito di questo punto all'ordine del giorno, devo dire che da parte dei gruppi di minoranza c'è stata una richiesta di rinvio al consiglio, di questo consiglio, con delle motivazioni che però non sono state, si sono ritenute ovviamente da poter accogliere, in quanto diciamo, con elementi non sostanziali che potevano inficiare la convocazione stessa del Consiglio. Dal lato tecnico poi chiederò appunto il sostegno da parte dei tecnici che ci specificheranno nei particolari, nello specifico, questo tipo di motivazione. Come sapete, prego. Come ogni persona può non esserci per vari motivi. Oggi lei aveva un permesso da tempo personale di cui non poteva mancare, per cui penso sia un diritto di un lavoratore. Io credo che questa amministrazione comunale procede a parte. Se vuoi cambiare lo statuto dei lavori, ha convocato il consiglio comunale pur sapendo che il segretario comunale non sarebbe stato presente. Quindi io la reputo una grande ulteriore scorrettezza nei confronti di tutto il Consiglio Comunale. Io penso che nulla togliere a chi sta rappresentando dignitosamente e con professionalità il ruolo di segretario comunale. Detto questo, è il diritto di ogni lavoratore prendere, adottare o comunque utilizzare quelli che sono gli strumenti che sono prerogative veramente di ogni lavoratore, di ogni funzionario che con diligenza, competenza e dedizione svolge quotidianamente il proprio lavoro. Quindi, detto questo, noi stiamo affrontando questo punto all'ordine del giorno, che non è altro che il secondo passaggio dell'adozione di questo documento preliminare di indirizzo, che parte ovviamente da lontano, parte da una predisposizione, un incarico già iniziato dalla recente amministrazione che dopo una serie di indirizzi che erano stati dati, di criteri, di finalità date al gruppo tecnico Studio Arco in particolare, che poi è stato lo studio tecnico che ha vinto questo incarico, che negli anni ha tracciato
con confronti serrati con il tessuto sociale, economico, associativo, di rappresentanza del territorio, studiando un po' quelle che erano tutte le peculiarità del territorio stesso, ha portato avanti per vario tempo, ovviamente con l'input che l'amministrazione precedente ha dato loro, sino anche appunto ad arrivare a una sintesi che poi è stata portata ed approvata nel dicembre del 2013. Sulla scorta di questa fase, diciamo che ha un po' rivoluzionato quello che era l'approccio ai piani regolatori che nel tempo diciamo si erano susseguiti sia nel comune di Poggio Pitteno, ma insomma era un po' una filosofia anche degli altri enti locali. Diciamo questo modello della partecipazione di tutti i portatori di interesse che andavano a un po' a confluire e a determinare quello che era l'assetto del territorio, quello che era diciamo, la volontà dell'amministrazione, ma anche quello che era appunto del tessuto su cui sarebbe andato a influire questo strumento stesso. E, diciamo, questo periodo diciamo così, molto intenso che è stato vissuto, e dobbiamo dare atto che il lavoro fatto in precedenza è stato la base anche per l'attuale amministrazione per andare avanti e rimodulare quello che era la prima parte, il primo passaggio, che così come era detto anche nella motivazione della gara di affidamento allo studio Arco, era poi necessario un secondo passaggio per un'approvazione definitiva del documento preliminare. Io detto questo lascerei la parola all'assessore all'urbanistica, assessore Mario Politori, per una disamina diciamo più diciamo di indirizzo, di traccia, di motivazione di quello che sono i contenuti di questo documento preliminare, che non è altro diciamo bene, che è l'impostazione appunto chiamato preliminare, che poi ci deve portare alla vera e propria adozione del piano una volta raccolte diciamo tutte le varie relazioni tecniche che di per sé già sono state avviate e che saranno il compendio di tutta quanta la fase che porterà all'adozione vera e propria del piano nelle sue peculiarità. Le caratteristiche di impostazione del piano sono finalizzate a realizzare in comune nel territorio di comunale di Poggio Pitteno un sistema di sviluppo innovativo, ecocompatibile e sostenibile. Tra queste caratteristiche, soprattutto l'adozione di un metodo di progettazione della città e del territorio che pone al centro la comunità che vi abita e che vale la sua partecipazione attiva un elemento irrinunciabile e diverso nel processo di sviluppo. Tale sviluppo, posta a difesa della qualità attraverso la progettazione della stessa, porge innanzitutto le sue fondamenta su un'operazione che, come ricordiamo, è stata già effettuata attraverso il lavoro dell'Urban Lab, di coscienza e di attenta valutazione di ogni aspetto ambito attraverso il quale il territorio si compone. Ambiti dotati di individualità e insiemi interconnessi osservati dall'alto attraverso la ricostruzione della storia dei luoghi e analizzati dal basso, attraverso l'ascolto diretto di chi vive, entrare in essi e comprendere le dinamiche, le pulsioni, i problemi, gli assetti. La riflessione è rivolta al passato, anche remoto, per saltare la consapevolezza del presente e proiettarsi nel futuro. Riconoscere e conoscere gli elementi che fungono da riferimento e da componente dell'identità locale, affidandosi alla memoria storica e collettiva, permette di sviluppare una progettazione che garantisce la conservazione del patrimonio culturale e che coniuga la persistenza di questi elementi pur nuovo. Progettare considerando l'oggi, ovvero lo stato di fatto e il percorso evolutivo che qui ha condotto, ovvero il passato,
permette una ritesatura del territorio che dà senso e dignità alla trama tradizionale e compone armoniosamente la grande quantità e diversità degli elementi nuovi, secondo schemi di sostenibilità. L'amministrazione comunale, questa amministrazione comunale, intende continuare sul percorso già intrapreso che ha portato a dicembre 2013 all'adozione del documento programmatico, senza modificare i contenuti culturali, sociali e di strategia ambientale e urbanistica. La necessaria riflessione ha portato la nuova amministrazione alle decisioni finali solo su alcune puntuali situazioni economiche e sociali. Dopo la nomina dell'attuale amministrazione, avvenuta a maggio 2014, necessitavano di specifica valutazione e, come previsto dalla metodologia approvata in gara, di un ulteriore approfondimento dei temi prima di un nuovo passaggio in consiglio comunale per dare inizio alle azioni VAS. La volontà politica rimane quella di adottare il nuovo piano regolatore entro i primi mesi del 2017. Grazie. Ho notato, come dicevo prima Giancarlo, della mozione della minoranza, l'invito pure io, l'invito a dottoressa Tergua, essendo la responsabile del procedimento, a dare spiegazioni su quella mozione della minoranza. Da qui si sente? No, io la domanda, il consiglio comunale come ben conoscete, ci sono degli argomenti dove l'articolo 53, mi sembra che sia l'articolo 53, comunque adesso c'è il segretario, quando, come succede, sto parlando politicamente non sto facendo una riunione tecnica rispetto a quelli sì, però ti sto spiegando, ti sto spiegando quello che dice l'articolo 53, modo lo leggo. Allora, possono essere altresì invitati consulenti professionisti, invitati, consulenti e di progettazione e di studio, se sul conto dell'amministrazione, per favorire illustrazioni o chiarimenti. E ci deve essere un modo il consiglio comunale, sì, io so per certo che se un consigliere si oppone, come quando uno si oppone a fare le difese, se un consigliere si oppone, il consulente non può parlare. Perché questo è un organismo politico nel quale parlano soltanto coloro che tutto l'organismo intende far parlare. Questo se ma guarda, cioè, se come dici te, come le riprese non sono consentite con estrema democraticità e trasparenza, come è logico che sia, io non penso che ci sia nulla di fuori luogo chiamare in causa, tra l'altro previsto, i tecnici che ci raccontano l'aspetto tecnico, l'aspetto politico. La presentazione l'ha fatta l'assessore, ci ritorneremo sopra con le dichiarazioni di voto e quant'altro. Per cui, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, invito allora rispondo. Questa è un'interpretazione di una norma regionale, no, che dico non sta all'architetto, sta al segretario comunale. Guarda che ti posso rispondere anch'io su quell'argomento, siccome sono cose tecniche e ci improvvisiamo sempre a fare i tutologi, io invito l'architetto Settola a dare Buonasera, parlo in qualità di responsabile del procedimento di questo incarico che appunto parte dal 2010. Ho letto questa richiesta di rinvio del Consiglio Comunale basata appunto su aspetti molto tecnici, per cui mi limiterò a rispondere a questi. E riguardo la VAS, cui si fa riferimento, che è la cosa principale, posso dire che
Il decreto legislativo 152 del 2006, che praticamente è il testo unico sull'ambiente, in uno dei suoi articoli, parla appunto della VAS, recepisce questa direttiva comunitaria. E il procedimento della VAS ha una prima fase, un primo step, un po' segue parallelamente la procedura urbanistica di approvazione del nuovo PUCG, e quindi ha un primo documento preliminare e poi ha la VAS vera e propria, che comunque è propedeutico all'approvazione della VAS. E a valle dell'adozione in Consiglio Comunale con la delibera numero 43 del 5 dicembre 2013, i professionisti incaricati delle varie relazioni obbligatorie nel percorso di approvazione del piano regolatore, detto PUCG, praticamente hanno poi consegnato la prima fase del loro lavoro, la relazione geologica, la relazione agropedologica, la relazione archeologica e appunto la VAS. E in modo particolare, riguardo la VAS, che era l'argomento diciamo della richiesta di spostamento di rinvio del Consiglio Comunale, in data 1 aprile 2014, con il protocollo 4735, lo studio incaricato, lo studio tecnico GEDIS SRL, ha rimesso a punto il rapporto preliminare, si chiama così, quello che praticamente va in parallelo con il documento preliminare di indirizzo, e il rapporto preliminare è l'allegato 1, che è la valutazione ambientale strategica in bozza. E infatti, come citate anche voi in questa richiesta, voi dite che la VAS è propedeutica ed è assolutamente indispensabile, pena l'inficiamento di tutto il percorso di approvazione del PUGC, ed è vero, ma noi siamo in una fase preliminare, quindi la VAS vera e propria, completa, ci sarà. Infatti adesso avviamo il percorso di VAS proprio prima dell'adozione del PUCG. Quindi riguardo questo, insomma, tutto quello che c'è da fare è stato espletato. Riguardo invece quei riferimenti che avete fatto alla mancanza di elementi, riguardo il campo sportivo del capoluogo, ci sono comunque gli spogliatoi, cioè quanto è accatastato. Come aveva introdotto il sindaco, praticamente una delle differenze, quindi è esplicitato anche nella bozza della delibera, una delle differenze con il primo documento preliminare, quello semplicemente adottato, è che quello era stato redatto su cartografia regionale da CTR. Invece, su specifica richiesta, mi pare anche della minoranza l'altra volta, abbiamo dato incarico al redattore del piano regolatore di redigerlo sul catastale, in modo tale che fosse più calato nella realtà, perché la CTR si basa su altri presupposti. E quindi chiaramente lo studio ARCO non poteva introdurre elementi che non fossero presenti nella cartografia catastale che ho dato loro e che ho preso chiaramente dall'Agenzia del Territorio, che ho dato loro ad ottobre, mi pare, 2015. Quindi il campetto non è rilevante, non è un edificio che doveva essere presente e delineato. L'importante è la destinazione urbanistica, che viene assolutamente confermata, quella della particella su cui insiste. E non so se avete notato anche della ex pretura, quello è un edificio che manca, in quanto c'è un contenzioso decennale per l'esproprio del terreno, e quindi che è peraltro in corso di definizione, quindi fino a che non sarà definito questo contenzioso, chiaramente l'edificio non può essere accatastato. Quindi, se non è accatastato, lo studio ARCO non poteva introdurlo. Per la situazione di via Matteotti, io non ero alla riunione del 16, mi hanno detto che parlavate di una piccola particella che è accanto all'attuale edificio dell'ospedale, e quello evidentemente è saltata la campitura, perché sul CD, dove l'architetto Castelli e lo studio ARCO hanno memorizzato tutti i file che hanno generato poi la stampa del PUCG, lo possiamo anche verificare, è colorato della stessa tinta dell'ospedale, diversamente in cartografia stampata evidentemente è saltato
il retino. Questo è qua. Grazie. Grazie a chi detto. Era doveroso passare queste puntualizzazioni. E vorrei dire alcuni momenti, punti salienti, perché poi, diciamo, trattandosi di una, diciamo, un secondo passaggio, dobbiamo confermare e ribadire che questa nuova stesura del documento preliminare indirizzo, in essa vengono mantenute le linee guida e la filosofia che avevano portato alla redazione dell'iniziale documento, che la cubatura totale prevista alla data di adozione precedente era pari a 205.994, ha subito una modesta variazione in diminuzione, essendo divenuta pari a 205.000 a fronte appunto di quello che era prima 205.994. Quindi un'efficiente impostazione, non inficia l'impostazione generale dell'iniziale documento. Complessivamente il bilancio urbanistico di confronto tra le previsioni del PRG attuale, quello vigente, e il documento preliminare di indirizzo è il seguente. La cubatura residua prevista e non sviluppata dal PRG, quello attualmente in essere, è di metri cubi 262.526. La cubatura è in questo periodo, diciamo, in base alla legge precedente delle sanatorie, della legge di sanatoria, era prevista, diciamo, dalla legge del condono del 2003, sono stati recuperati 6.653 metri cubi. Pertanto la cubatura prevista nel documento preliminare, quello adottato al dicembre 2013, è pari, come abbiamo detto, a 205.994, per cui anch'esso già prevedeva una diminuzione, una rimodulazione proprio sulle linee di indirizzo che erano state date dalla precedente amministrazione allo studio tecnico. La nuova cubatura prevista attualmente è quella che ci ha trasmesso proprio nel mese di maggio lo studio Arco, è pari a 205.000 metri cubi. Totale saldo del bilancio urbanistico, pertanto, è meno, abbiamo stato ridotto, di 57.526 metri cubi. Cioè questo è nella sintesi quello che è l'indirizzo, diciamo, proprio pregnante, è l'asse portante di questo documento preliminare. Lo studio fatto in questo tempo era proprio del recupero, del vivere bene, dell'abitare sostenibile, del, diciamo, dell'armoniosità del territorio al cospetto di quello che era comunque e che è comunque un territorio orograficamente abbastanza complesso come quello che è caratterizzato nel comune di Poggio Mirteto. Tanto il bilancio urbanistico del documento preliminare non prevede pertanto un aumento, bensì un decremento volumetrico pari circa al 22% in meno rispetto alle previsioni del vigente PRG, rispettando pertanto quanto proposto in sede di gara riguardo la tutela ambientale, sia naturale che antropizzata, dal lavoro e dall'uomo. Nel saldo volumetrico è previsto inoltre un altro elemento fortemente innovativo, una premialità urbanistica di circa 47.562 metri cubi da usare a favore dei futuri attori dell'edificato, singoli cittadini piuttosto che portatori di interessi diffusi, che opteranno per la qualità del costruire piuttosto che per la qualificazione energetica, per una maggiore attenzione all'inserimento ambientale mediante la scelta di elementi di mitigazione piuttosto che per l'impiego di qualsivoglia fonte energetica sostenibile e rinnovabile, in alternativa o in sostituzione di quelle tradizionali esauribili ed inquinanti, al fine di creare una vera e propria cultura del costruire. La pianificazione pertanto avrà un cambiamento di tendenza, non sarà più solo e soltanto l'amministrazione pubblica che deve investire, ma è il privato cittadino,
piuttosto che l'operatore economico che, per legittimare la sua capacità edificatoria, dovrà pensare ai servizi, avendo anche un premio incubatura, contribuendo così in maniera sostanziale alla creazione della città pubblica. Fatto questo passaggio, consiglieri consumati, poi apriamo il dibattito. La parola al consigliere. Io dico che ci sono molti modi per dire le bugie e sicuramente si può scadere anche nel fatto che la verità viene messa sotto i piedi. Se la Regione Lazio nel suo sito ufficiale dice testualmente, a partire dal giorno 3 luglio 2013, in base alla disposizione della delibera 148 del 12 gennaio 2013 pubblicata sul BUR numero 53, dice di risparmio tutte le cose lunghe, la procedura di valutazione ambientale strategica va effettuata durante la fase preparatoria del piano programma, anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura, pertanto essa è parte integrante del procedimento complessivo di approvazione del piano programma. Allora, abbiamo appena sentito che abbiamo una bozza di VAS che non è la VAS, perché sarebbe come che ho la fotocopia della patente. Io ho la fotocopia di una patente e vado in giro con l'automobile. I carabinieri non mi potranno dire niente, perché io la fotocopia di una patente falsa o la bozza di una patente io ce l'ho, e questo è quello che secondo me va rimarcato. Ma l'aspetto più importante è che si legge l'ultima riga di quello che la minoranza ha scritto. Noi abbiamo chiesto un supplemento di istruttoria, di indagine, di verifica, perché sia da un punto di vista cartografico, noi abbiamo potuto prendere queste carte soltanto il 9 giugno, quindi non è che la nostra competenza tecnica può essere paragonata alla vostra. Voi conoscerete tutto di quello che è il piano regolatore, noi avremmo voluto approfondirla e tra una domenica e un fatto personale, perché anche noi abbiamo i fatti personali, ma ci presentiamo al Consiglio Comunale pur non essendo stipendiati e pagati e pur essendo stati o essendo dei lavoratori. Dico che per quanto io penso, dico che il sindaco, se non avesse qualcuno dietro al sedere che lo spinge per fare questa cosa così urgente, una volta tanto avrebbe potuto acconsentire a che la minoranza approfondisse gli argomenti e potesse portare il suo contributo al piano regolatore. Tutti ci hanno detto che questo sarebbe stato possibile, tranne il fatto che in 448, caso strano, arriva l'assessore regionale dell'igiene in comune e fa un giretto in comune, il giorno dopo esce l'ordine del giorno del Consiglio. È un strano. Siamo tutti maligni, siamo tutti andreottiani e facciamo tutti peccato a pensare male, però lo pensiamo. Caso strano, arriva questa accelerazione proprio drammatica del piano regolatore. Io posso dire alcune cose. Nella lettura, io capisco che forse il campo sportivo non è detto che debba essere accadastrato, perché tutto quel perimetro non fa parte, ma è un servizio pubblico. Abbiamo disegnato pure addirittura gli stalli di sosta, il cerchio degli stalli di sosta di Piazza Martiri della Libertà. Non capisco perché non poteva esserci anche il cerchio degli impianti sportivi. Probabilmente noi abbiamo ecceduto nel controllo. Ma gli argomenti di cui io vorrei che qualcuno parlasse sono questi. Quella è la particella a cui si riferiva l'architetto, che caso strano in questo caso, in questo comune, permette sempre che ci sia il refuso, qualcosa che si perde, qualcosa che non c'è, e si porta all'approvazione comunque questo documento, perché questo è il documento che ci è stato dato dal comune, quella è la fotografia di questo documento, e qui quella particella non c'è niente. Ma quello
su cui io vorrei insistere non è tanto il fatto che lì c'è o non c'è una particella, riguarda, se riesco a capire come si vanno avanti, va bene, ve lo dico, e percetto non mi cammina. Aspetta, Quale? Questa, di quella planimetria dove era la freccia, potete vedere in un'area che è stata indicata come area, una grossa area, la più grande area che c'è, in quell'area lì, vedete il dislivello, dovremmo costruire un grandissimo insediamento. Queste sono le altimetrie. Quando vi ho chiesto fatemi vedere le curve di livello di dove posizionate le aree di sviluppo, io mi riferivo al fatto che probabilmente non capisco bene come è fatto il territorio di Monte Verteto, pure se sto qui da una 65 d'anni, non è che non mi tornava nel discorso così. Stamattina sono andato lì, l'ho fatto adesso, e ho visto qual è il dislivello da qui a lassù, 20 metri. Poi ho visto, così per curiosità, l'area che sta oltre l'ospedale, tra il chilometro e l'ospedale, e quindi quella, con questa salita che tutti quelli che sono di Poggio Verteto conoscono bene, potremmo definire che in quest'area, questa è un'altra cosa, parlo prima di questa, qui vedete l'uscita della strada? Cioè il dislivello non c'è per niente, nella cartografia è disegnato che qui c'è la strada dritta, che da via San Giovanni scende sulla strada, lì dove sta il cartello, perfettamente lì, abbiamo messo che ci sbucherà la strada, ecco, che sta da via Valle del Tevere a scendere di sotto, è quella lì. Questa è l'area, vedete tra qui e lassù qual è il dislivello? Ci sono 20 metri di dislivello, vedete qual è l'orografia del terreno e qual è la pendenza di questo terreno? Ve lo potete immaginare da questa discesa e da quest'altra discesa quando vedete la macchina in bocca giù. Non so qual è il criterio con cui scegliamo le aree, se quella è un'area appetibile, se quella è un'area di qualche amico, se quella è un'area nella quale bisogna costruire necessariamente, se quella è un'area che è stata tra le case popolari e l'ospedale, deve essere necessariamente urbanizzata e non ne può essere lasciata ad altri servizi e altri scopi. Poi c'è questa, io queste mie, siccome so che ho soltanto un quarto d'ora di tempo, non posso dilungarmi tanto. Quella lì è una proposta, la proposta che ha fatto il sindaco Micarelli è quella di fare la strada che da San Valentino scende per via del Tirassegno e scende giù. Io stamattina ho fatto un giretto, quella che vedete voi tracciata è una strada comunale che esiste, che di fatto taglia come una tangente, questa è una brutta parola, taglia senza tangente, quella strada lì, e abbreviando il percorso di qualche centinaio di metri, e si chiama via San Giovanni. Questo è l'imbocco della strada comunale di via San Giovanni. Probabilmente nessun amministratore sa che quella è una strada comunale. Questa qui è la strada comunale di via San Giovanni, è la strada manutenuta dal comune di Poggio Verteto, di proprietà del comune di Poggio Verteto, e ci avrebbe permesso di non fare quella proposta che adesso vi illustrerò. Ecco, questa è sempre, se il sindaco mi fa la cortesia di guardare, vede pure qual è lo stato dei luoghi. Questa è la strada comunale di via San Giovanni, te la faccio rivedere così vedi pure il tipo di sistema di smaltimento degli inerti che c'è a Poggio Verteto. Ho detto anche stamattina, non è che questa ce l'ho portata io, questa è la strada invece che il sindaco intende come arteria di collegamento con San Valentino. Sarebbe questa, con questa strettoia lì dietro, quello è il vecchio Tirassegno. Poi ecco, per vostra curiosità, per dimostrare che non mi sono sbagliato l'altra volta quando ho detto che asfaltate a metà, questa è la fine della strada bianca e inizia la strada asfaltata il giorno prima delle elezioni. Eccola, così ve la ricordate tutti. E questa è la fine della strada asfaltata dopo il giorno delle elezioni, eccola qui. Poi ricomincia l'altra strada asfaltata, facciamo appuare strade. Lì la freccia lassù indica l'accesso di sopra. Vedete la linearità, andando dritti è via San Giovanni, andando di sotto è via del Tirassegno, che adesso è così. Altra cosa, quella strada finisce lì, vedete?
nella pianificazione del comune di Poggio Perdito abbiamo visto che la strada deve arrivare lì, finisce lì. Lo sapete che c'è dopo di lì? C'è questa strada, quel macchionaro lì, lo dico in italiano, questo qui, vedi, dove ci sono quei due palloncini, perché questa è la strada comunale, questa è la strada comunale che viene tenuta in grande considerazione dal comune di Poggio Perdito e che esce dalla parte di sotto. Ecco, questa è l'altra parte su via provinciale Finocchieto della strada comunale, di qua, da questa parte. Quella è la strada che da lì arrivava al tirassegno. Però noi le strade le facciamo da un'altra parte, ecco, il dettaglio credo che dia maggiore idea di quello che è. Poi io mi sono messo a guardare che cos'è quella zona lì che occorre riqualificare urbanamente. Probabilmente c'è qualche consigliere che ci abita lì, o che perlomeno ci lavora lì vicino, sa bene di che cosa sto parlando. L'abbiamo inserita come una zona da riqualificare, lo sapete qual è la zona, questa è questa scarpata lì. Quella è quella scarpata lì, ci sono 30 metri di dislivello e non si capisce come è andata a finire nel piano regolatore questa zona da riqualificare, perché riqualificheremo gli alberi, riqualificheremo, o riqualificheremo qualche grosso personaggio del Partito Democratico che probabilmente ha insistito perché dovevamo riqualificare qualche zona e magari faceva parte anche di qualche accordo preelettorale prima che venisse designato questo sindaco, perché se non altro poteva fare concorrenza. Guardatela, questa zona lì è una zona da riqualificare. E è pure abbastanza vasta, scusami, si vede bene, questa è pubblicità, tutta pubblicità, quindi, ecco. Poi ho visto quest'altra, lo sapete chi è quello lì? Quello è il parcheggio che sta, vedete quell'edificio grande, è la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, vedete quell'area a quadretti? Quello sarebbe il parcheggio previsto dal piano regolatore. Allora vi dico qual è quell'area che, quella cresta là con quell'alberone, che sarebbe questa, vedete, questo è il livello della strada di sotto e quella è la strada di sopra, cioè così. Ecco, questo è il primo, diciamo, elemento che vi consente di vedere lo sturillo dei maiali su per aria, 4-5 metri per aria, e la strada comunale di sotto, perché noi lì ci faremo il parcheggio, lo faremo in questa strada qui, in questo pezzo di terra faremo il parcheggio del comune di Poggio Perdito. Eccolo, vedete, con la macchina vicino si vede benissimo qual è il dislivello che ci permette di fare il parcheggio. Scaveremo qualche miliardo di metri cubi di terra e spianeremo tutto. Eccola, questa è la strada, e quell'angolo lì, e quell'angolo lì sarebbe tutto l'angolo di parcheggio. Vado avanti, ho visto questa planimetria e mi è venuto in mente quel cosetto rosso lì, quelle due vasche sono i depuratori, questi sono accatastati, stanno parzialmente nell'area di rispetto del cimitero, del vincolo cimiteriale, ma contemporaneamente mi sono accorto che mentre per il depuratore che non funziona ci abbiamo fatto il cerchio per fare l'area di rispetto, per il depuratore che funziona ancora, funzionicchia, non diciamo che non saremmo proprio dire, non c'è neanche lì il cerchio. Perché? Perché probabilmente dovremmo penalizzare qualcuno che qualcun altro ha fatto costruire al ridosso del depuratore anche quando c'erano i vincoli. Vado avanti, questo è quello che voi dite, Valle d'Onda, c'è un'area precisa, deve essere strana quest'area perché è riportato solo le gradinate del comune, non ci stanno altre, eppure lì ce ne stanno le strutture in piedi, di strutture in piedi e volumetricamente importanti che non sono riportate. O nel 2015 il catasto si è scordato che ci stanno almeno quattro elementi strutturali lì sopra gli impianti, sopra a dove dovrebbero stare gli impianti sportivi, perché la stranezza è che la cabina elettrica è riportata, vedete, la cabina dell'Enel e la cabina di fornitura elettrica del comune qui in basso, mentre tutte le altre cose, comprese palestre, tendoni, eccetera, non sono riportati. È strano, se non sono riportati non ci paghiamo nemmeno l'IMU su quelle cose, non ci paghiamo niente. Però andiamo avanti e discutiamo di quest'altra area, probabilmente c'è un astante che sa di che cosa sto parlando. Non ho fatto in tempo ad andare a Poggio Perdito Scalo per fare la fotografia, ricordatevi, questa qui è la collina che sta franando. Questa qua sopra è quella che con tanta enfasi l'assessore dei lavori pubblici dice stiamo bonificando la collina di Castellaccio. Ebbene, quella là
quella particella piccoletta dove c'è un'abitazione di un ex assessore all'urbanistica del comune di Poggio Pellito, e in quella scarpata ci abbiamo messo un'altra macchia. Io non so chi è il proprietario, non capisco l'utilità di un'area inserita in quel posto, però probabilmente per voi va tutto bene, voi avete studiato, avete esaminato, avete visto, sapete che quella lì ci doveva stare, come quegli asterischi che ci debbono stare, perché quella è un'area di qualificazione, quella è un'area di esondazione del Tevere. Il Tevere ha un'esondazione fino ai piani di Ponzano, perché i canoni di Verassi dell'Enel comportano che lì, e lì chi se lo ricorda vedeva le vacche galleggiare alla stazione di Poggio Pellito nella vera piena del Tevere, adesso noi ci abbiamo messo che è un'area da riqualificare. Vado avanti con questa qui, che dovrebbe essere l'area di rispetto di un filo depuratore che sta a Capacqua, e ho visto questa particella qua, neanche qui si capisce bene, è vero che è catastale, si capisce bene perché mai Borgo Sant'Antonio da anni insediato non abbia realizzato i due campetti che doveva dare la collettività per far giocare a tennis o a calcetto i ragazzi o gli anziani o i giovani di Poggio Pellito Scalo. Allora ci abbiamo fatto quella quadrettatura e ci fa. E mi lascia pure perplesso il fatto che noi dobbiamo fare una strada da un'attività residenziale passando per un terreno che ha estremamente una vocazione all'agricola, ma noi di solito ci abbiamo messo tutto verde, non capiamo che differenza c'è tra un verde urbano in una zona che urbana non è e una zona agricola, ma abbiamo fatto il collegamento come se tutti quelli fossero tutti operai che abitano il Borgo Sant'Antonio e che dobbiamo fare una strada. Dopo le faccio. Allora vado avanti, quindi abbiamo fatto quella strada, ci siamo scordati, ho finito, quindi questo va bene, ho finito e dopo quando farò la replica finirò, no, non c'è problema. Finisco solo dicendo questo è tutto terreno agricolo. Allora, signor sindaco, al centro del terreno agricolo in località via Sant'Angelo abbiamo un pezzo di terra enorme, non so di quanti ettari, che abbiamo inserito l'ho messo e non si sa a che titolo e perché. So che ti devi astenere perché probabilmente c'è un conflitto di interesse, se tu devi parlare di questa cosa devi alzarti e non puoi parlare, però dico ai consiglieri tutti che questo è lo spirito con cui va avanti il piano regolatore di Poggio Pellito, e poi nei miei 10 minuti di proroga continuerò con le diapositive per il resto. Non è che l'ho inventato io ribadisco quello che un po' ho detto all'inizio, puntualmente si può rispondere ad ogni cosa e mi dispiace che poi mettiamo così, si personalizzano i vari particolari e le varie diciamo questioni individuali, però io quando si mettono no. Scusa, se vuoi parlare fai intervento subito. Fai intervento. Chiedo nella correttezza, intervento se lo fa il sindaco. Chiunque fa l'intervento, se solo il sindaco, se gli assessori, se i consiglieri, chiedo che si evitino per favore risposte non risposte, perché quello che ho sentito io fino adesso non è nessun personalismo, c'erano foto, immagini, dati, non è stato fatto nessun nome, sono state portate cose oggettive alle quali si può rispondere e noi ci aspettiamo che rispondiate, non con risposte non risposte, basta, non si può più sentire, a tutto si può rispondere rispondendo, questa è la risposta che vogliamo, non a tutto si può rispondere, lo sappiamo, grazie a Dio un minimo di intelligenza ce l'abbiamo tutti. Sappiamo benissimo che per ogni cosa c'è la risposta, però quello che vogliamo è la risposta, non l'enunciato. Grazie. Io specifico le cose che sono state puntualizzate, hanno un senso nel momento in cui questo è un documento, come abbiamo
detto e ripetuto, non è il piano regolatore in sé, ma è il documento di indirizzo. Nel documento di indirizzo, che deve essere, come è stato sottolineato, deve essere sottoposto alla prova e all'incrocio delle varie esigenze valutative, strategiche, ambientali, e è ovvio che nessuna valutazione potrà essere data in nessun contesto se prima non ho un'idea, cioè l'indirizzo, qual è l'orientamento. Cioè nel documento preliminare si va a fare una sorta di panoramica, dopodiché ci saranno le prescrizioni, ci saranno le restrizioni, e su quello che ci andremo a confrontare ancora, perché non è che chiudiamo qui questa fase. Io questo l'ho detto anche nelle riunioni informali con la minoranza, cioè noi abbiamo contestualizzato un documento preliminare che era stato adottato da questo consiglio, penso, immagino che qualcuno della, anche precedente consiglio c'erano persone che hanno ragionato su questo documento con quegli indirizzi strategici che erano stati dettati. Sulla scorta di quello poi sono state tracciate delle potenziali opere anche pubbliche che sono state dette così. È ovvio che ci possono stare tante incongruenze o tante perplessità possono essere manifestate, ma nel momento in cui si va poi a fare, diciamo, il piano operativo delle opere che avranno una sorta, un numero, diciamo, di metri quadri di cubatura e che saranno legate a delle opere pubbliche che dovremo essere effettuate nelle zone limitrofe, che è solo l'indirizzo che ormai viene dato nell'urbanistica. Io a questo proposito gradirei anche chiamare l'estensore del piano regolatore, l'architetto Castelli, per dare delle indicazioni rispetto al fatto che tutto ciò che in questa fase è stato messo in questo grande diciamo incubatore di orientamento, cioè come vogliamo la città, con quali presupposti, con quali indici abbiamo ragionato, quali sono le vie che debbono essere potenziate, cioè i servizi che possono essere diciamo ottimizzati rispetto alla edificabilità che un paese come Pogentino si vuole dare e si può permettere rispetto al territorio. Poi se in certe zone non si possono realizzare le opere perché la valutazione lo impedisce, ciò non toglie che vengono realizzate. Questo non è una competenza, questo è l'indirizzo, perché pensare ai parcheggi vicino al paese, tenuto conto che Poggio Quinteto ha una caratteristica che tutti noi conosciamo, è chiaro che uno lo indica. Poi se non è possibile, non si potrà pensare, come spesso capita, di avere il centro storico senza macchine e non pensare comunque nelle zone limitrofe diciamo alla realizzazione di un parcheggio. Per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, della anche i riferimenti più puntuali fatti, posso dire, il Borgo Sant'Antonio piuttosto che la strada appunto del Tirassegno, piuttosto che la questione del depuratore, sono tutte questioni che, come abbiamo detto, sono di orientamento. Poi nel particolare, quando si verrà redatto il piano regolatore sulla scorta di quelle che saranno le indicazioni dettate dai tecnici che opereranno, che si attiveranno per redigere la valutazione ambientale strategica, ovviamente possono essere, gioco forza, essere riviste. Ma se l'amministrazione, l'indicazione è quella di avere una strada a monte del paese, perché è una esigenza che ci viene data anche per motivi di sicurezza, poi dopo come dovrà essere tracciata? Cioè c'è ancora da lavorare su questo, e io invito tutto il Consiglio Comunale a farlo questo tipo di lavoro. Ciò non toglie che un indirizzo deve essere dato, non possiamo noi rimanere ingessati in un contesto comunque demografico importante come Poggio Mirteto, anche alla luce di una sorta di, così diciamo, di confronto con i territori che ci circondano. Un documento che ci consente sia all'aspetto politico, all'aspetto al tessuto sociale, all'aspetto imprenditoriale, a tutti quelli che sono i portatori di interesse intorno all'associazionismo, ai servizi, alle istituzioni pubbliche che gravitano sul territorio, è gioco forza che ci debbano essere.
Questo è il concetto di un passaggio come quello che stiamo adottando. Io, se l'architetto Castelli ci può dare delle indicazioni rispetto al concetto che ha ispirato questo documento, e lo prego di dare indicazioni tecniche che io probabilmente potrei essere anche, ecco, sì, se metti la chiavetta. La chiavetta, signora? No, ho messo, no, c'è il mio. Si allontana fino a quando non finisce, con tutto il rispetto e la stima che nutro per Castelli, si allontana finché non ha finito la relazione di Castelli, perché non ritiene che la procedura su cui la trascina sia corretta. Ha tolto la parola, anche perché il tempo forse era finito, che non l'ho appuntato, a un consigliere per darla a un tecnico esterno che avrebbe potuto dare la sua assistenza e ha dato la sua assistenza nelle sedi opportune. E questa, che è il Consiglio Comunale, non è la sede opportuna nella quale bisogna continuare ad ascoltare i tecnici. Questa è la sede politica. Allora io metto anche questo. Vale, prima che se ne vai, aspetta. Walter. Vado più al caffè aspetta. E voglio dire questo, che l'intervento e l'ausilio del nostro tecnico è solo esclusivamente a dare un contributo sulla specificità di quello che stiamo ragionando, per amore della verità, della trasparenza, della cognizione specifica di uno strumento importante che sarà anche un elemento strategico per il futuro del Paese, per il Consiglio, per le persone che stanno ascoltando. Penso che sia importante che ci vengano date delle indicazioni tecniche e basta, non deve fare null'altro che questo. Questa è la specifica che voglio dare. Se posso, ribadisco il concetto, questa è la sede politica, la parte tecnica l'ha richiesto Castelli, l'ha già espletata nelle sedi opportune. Questa non è la sede per fare cose tecniche, questa è la sede per prendere decisioni politiche. Ho sentito l'esaustiva relazione dell'assessore che ci ha detto come erano le cose, per me è basta. Quando ha finito l'architetto Castelli, ce lo ripassa per noi solo esclusivamente i principi ispiratori. Sì, sì, che non hai capito bene quello che stai dicendo. Io avrei metto da Juventus. Grazie.
Buonasera, egregio sindaco, egregio consiglio. Ringrazio di averci dato la parola solo per illustrare le parti tecniche, come consueto e come solitamente fatto in tutte le consesse di tipo istituzionale, per permettere ai tecnici di spiegare il loro lavoro al fine di permettere ai consiglieri di meglio poter decidere in funzione delle proposte tecniche. Preciso subito due argomenti fondamentali che già erano stati ovviati, secondo me, bene, nei passaggi sia dell'adozione sia del 2015, sia in commissione precedente all'adozione del 2015, sia negli incontri successivi e più volte ripetuti anche negli incontri pubblici, dove si ritiene che ci siano delle cose incongruenti. È meglio precisare che c'è un fatto tecnico fondamentale. Quelli che il consigliere prima ha indicato come retinati in modo particolare sono i print che questo consiglio comunale ha già valutato e ritenuto opportuni sul proprio territorio. Per cui c'è una delibera di consiglio comunale che stabilisce che queste definizioni, che sono i print, erano importanti per il territorio. Per cui di fronte a una scelta di consiglio comunale era non solo illegittimo, ma rendeva nullo la decisione del piano del nuovo PUCG se non fossero inseriti. Difatti non sono stati inseriti con normativa specifica, in quanto sono soggetti alla normativa precedentemente approvata dal Consiglio Comunale, come tutte le zone di espansione dei cosiddetti piani di lottizzazione o piani attuativi, che dir si voglia, che sono già stati presi, esaminati ed approvati da parte del Consiglio. Vorrei precisare una cosa importante che deve definire però il paradigma con cui si fa un nuovo piano urbanistico. Il manuale di urbanistica definisce con queste due frasi come si deve fare un piano. Anche in base alla legge urbanistica nazionale, a stretto rigore, il piano regolatore dovrebbe essere impostato come un piano di massima. Necessariamente un piano regolatore relativo all'intero territorio comunale deve contenere previsione, almeno in parte, di larghissima massima, se non addirittura in alcuni ambiti previsioni da considerare solo sotto il profilo sostanziale come mera ipotesi di sviluppo. L'urbanistica definita come il piano regolatore attuale di Poggio Mirteto è morta da oltre 40 anni. È impensabile definire precisamente o in un modo specifico la previsione dell'infrastruttura in termini cartografici prescrittivi. Le strade di cui parlava prima il consigliere sono strade da riqualificare e non strade nuove, in quanto esistenti, in quanto da inserire in un progetto urbano, un progetto di lavori pubblici, un progetto di sviluppo della mobilità, sia essa dolce, sia essa carrale, in funzione delle scelte amministrative conseguenti al piano, e non strade di piano regolatore da realizzare. Le strade di piano regolatore da realizzare indicate sono di tipo indicativo e attraverso la redazione della VAS e soprattutto dell'indagine geologica, della redazione della carta geologica, che sottintende i piani attuativi, potranno essere eseguite le opere infrastrutturali. Anche la collocazione della parte residenziale, terziaria, commerciale, industriale, delle previsioni di sviluppo urbanistico sono soggette al vincolo della limitazione che la carta geologica impone o imporrà
a seguito della VAS. La VAS sarà la parte prescrittiva. Di conseguenza, al termine della copianificazione, dove si dice VAS, ma la verità è che è la copianificazione dove la VAS è parte integrante, che parte dopo l'adozione definitiva di oggi. Non dimentichiamo che Poggio Mirteto si è dotato di una procedura ampiamente democratica di partecipazione pre-progettuale, con un doppio passaggio di documento, invece di farne uno solo, è stato fatto, è stato ridiscusso con la cittadinanza, è stato ripresentato, è stato rivalutato anche con le componenti politiche di nuova elezione, e di conseguenza c'è stato tutto un processo di partecipazione popolare pre-progetto, in modo da arrivare alla definizione del documento preliminare di indirizzo, da cui oggi prenderà azione l'azione di copianificazione, dove la vasca è già iniziata, dove le indagini geologiche, pedologiche e archeologiche, che sono già state eseguite, la vasca ha già fatto un suo rapporto preliminare conoscitivo, e gli enti preposti alla copianificazione, in sede di conferenza di servizi, andranno a definire ciò che di questo documento preliminare di indirizzo è da eliminare perché non congruo con le disposizioni legislative o ambientali o sociali o di qualsiasi altro genere, e quelle che invece sono congrue e possono rimanere tali come previsioni. Al termine di questa procedura, con la chiusura della copianificazione, solo a seguito della chiusura della copianificazione potrà essere adottato il documento di PUCG. Attraverso questa adozione si apriranno le procedure delle osservazioni pubbliche, le controdeduzioni, perché a quel punto ogni osservazione saranno obbligatori, due passaggi, una controdeduzione tecnica e una politica, e lettura e approvazione in sede di consiglio una per una, e seguito di queste approvazioni o bocciature, il piano come adottato verrà emendato per l'approvazione finale e la relativa pubblicazione. Questo è quello che prevede la legge, per cui la procedura che stiamo seguendo è all'interno della legge, è ampiamente rispettato l'aspetto della VAS propedeutico, è ampiamente rispettato il percorso partecipativo. Mi permetto solo di segnalare una cosa: solitamente in altre situazioni urbanistiche territoriali il redattore del piano è anche redattore della VAS, spesso coincide. Noi a Bastia Umbra stiamo facendo il piano e la redazione della VAS, qui lo studio Arco ha voluto, proprio perché ha inserito un procedimento molto trasparente, molto efficace, che ci fosse un estensore, un redattore della VAS, ossia una verifica che non fosse congruente con il progettista del piano. Questo è importante, perché altrimenti cadremmo nel controllato e controllore che la legge prevede, ma qui abbiamo voluto ulteriormente evitare. Cosa prevede questo piano? Questo piano è stato documento preliminare di indirizzo, ha uno stato di fatto, ha una grandissima disponibilità immobiliare residua, non attuata, distribuita interamente su tutto il territorio, è stata ricondotta, riconvertita e bloccata attraverso tutto il percorso della cosiddetta buffer zone. Ah, scusa, mi propone, vai sulla proposta di piano, sì, per quella particella, così almeno, quella del capoluogo. Proposta di piano? Sì, la proposta di piano, sì. Ecco, si può ingrandire per cortesia? Comunque non so se si vede che l'errore che è stato segnalato dal consigliere è probabilmente legato a un file che non è stato letto nella digitalizzazione, dalla plotter e la stampante. Come vedete, vedete che è
marcato, probabilmente il retino non ha letto, in caso di approvazione comunque stamperemo le nuove tavole da allegare alla delibera perché siano congruenti, comunque questo in PDF che voi avete stampandole sono quelle, vi inoltreremo le stampanti. Grazie della segnalazione degli errori perché è fondamentale. La cosa che è importante quando mi viene segnalato invece il vincolo dei due depuratori è che essendo già all'interno di un vincolo di inedificabilità assoluta quale il vincolo cimiteriale già non dovrebbero esserci i depuratori. Sì, ma sto parlando del depuratore, perché non è stato messo il vincolo? Il vincolo non è stato... Sì, però il consigliere Mosquà diceva perché non fosse stato il depuratore attuale. Se fosse stato fatto anche lì il cerchio, sì? O fosse stato fatto anche il depuratore non funzionante, si sarebbero prese anche considerata anche un'area dove effettivamente ci sono già adesso delle costruzioni che non ci dovrebbero essere. Però io devo prendere atto quello che c'è, non posso. E... Sì, però lei mi sta dicendo che non è stato evidenziato col cerchio perché rientra nell'ambito. Però è giusto, cioè se il Consiglio Comunale chiedesse, e questo è fondamentale, di inserire anche qui il vincolo del limite 100 metri intorno al depuratore, è corretto, come ho detto, le tavole a seguito dell'approvazione e degli emendamenti, perché possono essere anche stralciate delle cose, scelte il Consiglio Comunale sovrano di decidere di togliere, mettere, aggiungere, per formare questo piano, per renderlo più efficace. Per cui se ritengo che se la proposta è quella di inserire, io tecnicamente la trovo accoglibile. Mi spiego? Sì, sì, va bene. E sarà il Consiglio a dire... aggiungiamo, non aggiungiamo, però è pleonastica in quanto è già nel vincolo di inedificabilità e quanto è già edificato non può non essere garantito, tanto per intenderci. L'altra cosa che è importante è che vedete le strade che sono o di riqualificazione o di nuova generazione, quelle di nuova generazione sono a carico degli, come ha letto bene prima nella relazione il sindaco, a carico la città pubblica deve essere realizzata a fronte dell'iniziativa privata, per cui il privato deve rendersi protagonista di ciò che è pubblico, come questo avviene normalmente. È una grossa variazione in questo paese, ma in altre parti, cioè voglio dire, il resto, dal 1942 questo accade normalmente grazie alla legge del 1150, dove le opere pubbliche sono fatte dai privati a scomputo oneri sulla realizzazione di un progetto interessante all'amministrazione. Voi vedete anche c'è tutta la zona della cosiddetta buffer zone, che è quella dove il corridoio ecologico viene garantito l'inedificabilità, per cui la non espansione, cosa che prima invece aveva un valore di edificabilità, oggi è stato tolto. Il progetto di questo piano prevede la bassissima edificazione, bassissima volumetria. La volumetria è condizionata alla realizzazione di edifici comunque sempre più performanti anche da un punto di vista energetico e nello stesso tempo la zona può essere ampia, ma la volumetria essendo bassa, tutto ciò che diventa verde privato diventa corridoio ecologico. Abbiamo la necessità di realizzare all'interno di questo edificato una diminuzione di pressione dal punto di vista ambientale, andando a creare questi corridoi ecologici che hanno valore di vincolo di inedificabilità, ponendo l'edificabilità nei punti e poca edificabilità. Se voi considerate che rispetto ai 3 metri cubi a metro quadro che oggi nella zona B esiste sul piano regolatore, passiamo a 0,40 metri quadri, cioè su metro quadro, vuol dire a una riduzione estrema, no? E questo è importante. La riduzione del volume avviene attraverso una rimodellazione e una
cancellazione di volumi non utilizzati e non utilizzabili da un punto di vista urbanistico, non correttamente distribuiti, che erano quelli del verde edificato intorno o dei grandi insediamenti previsti a fronte di una impossibilità di realizzo perché mancavano le definizioni urbanistiche per renderle attuabili. Non è possibile togliere tutto perché la legge dà il valore di edificazione, puoi modificargli i termini ma non puoi cancellargli la capacità edificatrice perché è un diritto acquisito di legge, e in quanto tale questo. L'altra cosa importante è che tutto ciò che non è segnato sulla carta, e questo è importante segnalarlo, è perché non è accatastato, per vari motivi, ma non è accatastato. Noi abbiamo lavorato sul catasto, su ciò che ci è stato fornito di recente, e logicamente sarà il catasto, probabilmente il nuovo catasto, che alla fine della copianificazione, alla data di copianificazione, sarà stampabile dall'Agenzia delle Entrate, per cui dalla gestione del territorio centrale nazionale. Noi useremo quella banca dati per, come base. Non è possibile per noi modificare la base, quello che c'è è quello che noi dobbiamo andare a dimensionare. L'altra cosa importante è la definizione dei parchi e dei parcheggi. La cosa che questo parco ha segnalato prima, ad esempio il consigliere, nella zona Scalo, è perché il parco è uno dei fulcri di questo piano, la realizzazione di parchi urbani che consenta a questo paese di diventare un punto di destinazione per il tempo libero, per il territorio. Sì.